Tra i fatti del giorno anche lo scioglimento del Consiglio Comunale di Martina Franca, lo abbiamo anticipato nel corso del nostro telegiornale 100 Notizie e tra poco ci collegheremo in diretta con il... con l'ex sindaco, a questo punto dobbiamo dire, Franco Palazzo del comune della Valle d'Itria. Intanto c'è una notizia che giunge dall'avvocato Gianfranco Chiarelli, vice coordinatore regionale del PDL, la notizia dello scioglimento del Consiglio Comunale di Martina Franca, conseguente all'apposizione della firma del 16° consigliere favorevole all'anticipata fine del mandato amministrativo, segna finalmente l'epilogo di un'esperienza tanto tormentata quanto contraddittoria, che si è caratterizzata fin dal principio per essere una delle più evidenti manifestazioni di occupazione di potere e poltrone che si sia mai verificata, scrive Chiarelli, nella storia della nostra città, assolutamente distante dai favori della cittadinanza e da ogni tipo di logica politico-istituzionale. In questo momento occorre riconoscere il merito e la coerenza del gruppo dei consiglieri comunali del Popolo della Libertà e in generale di tutta l'opposizione che con coraggio ha deciso di rimettere a disposizione della città il proprio mandato pur di interrompere quella che era un'agonia istituzionale che andava avanti dall'ottobre del 2009. Una situazione di continua precarietà e di cronica instabilità supportata e generata dal solito gruppetto di singoli che, trovando peraltro il favore e l'oscuro consenso di ben noti dirigenti del partito, continuavano, scrive Gianfranco Chiarelli, forzatamente a dare seguito all'esperienza della giunta Palazzo al solo scopo di aumentare le proprie credenziali e di mantenere ben saldo il possesso della propria poltrona. Il tutto chiaramente sulle spalle dei cittadini martinesi, scrive Gianfranco Chiarelli, costretti a dover subire per lunghissimo tempo tutti gli effetti negativi del malgoverno di un'amministrazione comunale completamente assente e scevra da ogni forma di legittimità politica. Ai consiglieri comunali Franco Mariella e Pasquale La Sorsa il merito di aver coerentemente apposto le firme decisive e determinanti per liberare finalmente Martina Franca dall'ormai insopportabile e oppressiva occupazione del potere che la logorava. Fin qui Gianfranco Chiarelli in una nota che è appena arrivata in redazione dal vice coordinatore regionale PDL e consigliere regionale. Adesso sentiamo in diretta telefonica l'ex sindaco di Martina Franca, Franco Palazzo, che dovrebbe essere già pronto per il collegamento. Sindaco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buonasera a lei, buonasera. E allora, grazie per la telefonata. Grazie a lei per la disponibilità. Ci mancherebbe altro. Andiamo subito a riepilogare velocemente le motivazioni di questa scelta e poi magari se vuole rispondere anche al vice coordinatore regionale del PDL e consigliere regionale Chiarelli. Lei che cosa vuole sapere in questo momento? Vi faccio la domanda perché altrimenti vado a ruota libera. No, andiamo con ordine allora. Le motivazioni, riepiloghiamo le motivazioni della scelta, no? di presentare le dimissioni e poi le 16 firme. Allora, che io ho presentato le dimissioni perché questa è la seconda volta che ho presentato le dimissioni. La prima volta l'ho presentato nel lontano 2007, dopo appena 4 mesi eletto dei cittadini, per quanto riguarda come rappresentante dei partiti politici che formavano la coalizione. Il problema è che ero già avvertito che questa coalizione rappresentata da questi partiti politici non funzionavano. Non che non funzionavano i partiti politici, non hanno funzionato i rappresentanti che portano avanti i partiti politici dal 2007 in poi, perché ne hanno fatto un potere, non un servizio. Invece io, siccome pensavo di poter servire la città come sindaco essendo stato eletto, ho creduto a Babbo Natale, che sarebbero i consiglieri regionali attualmente coordinatore, che Dio l'aiuta sempre e andare sempre avanti, ma o a qualche altro, e hanno portato in inganno il sindaco che non ha mai avuto una maggioranza. Prova ne vuole che non sono riusciti a mettere insieme una maggioranza per eleggere un presidente di consiglio. Dopo un anno e mezzo abbiamo avuto l'elezione del presidente del consiglio. Abbiamo eletto un ottimo Presidente del Consiglio che dopo appena 5 mesi dalla sua elezione è stato sfiduciato in Consiglio Comunale. Ecco, qui leggiamo il documento di Chiarelli che parla di oppressiva occupazione del potere che ha logorato Martina Franca durante questi anni della sua gestione. Ma io non so che cosa vuol dire potere. Il potere che concepisce Gianfranco Chiarelli l'ho capito subito dal settembre 2007. Perché pensava Gianfranco Chiarelli di avere un sindaco che magari doveva telefonare tutte le mattine a lui per poter chiedere che cosa doveva fare.
il sindaco è stato espresso dai cittadini, ha fatto una scelta autonoma nel rispetto dei cittadini. Il potere non è per me, il potere è per Gianfranco Chiarelli, che oggi riveste, grazie al sottoscritto Palazzo, che l'ha fatto eleggere consigliere regionale la prima volta. Oggi ci troviamo di fronte a una polemica, una diatriba all'interno dello stesso PDL, perché prima non era PDL, per dire dobbiamo scaricare Franco Palazzo. Sono felicissimo, guardi, adesso sono felice perché potrò parlare da cittadino, non ho più la responsabilità di essere sindaco e potrò parlare da cittadino, perché la città deve sapere tutto dal 2007 ad oggi, perché non sono stato sempre nel silenzio, nel rispetto dei cittadini che mi hanno votato, nel rispetto delle istituzioni. E ci può fare qualche anticipazione, Palazzo? Andiamo, ecco. Andiamo piano, perché sa, ancora andiamo piano. Piano piano arriva l'anticipazione, diremo chi è Gianfranco Chiarelli, come è stato eletto Gianfranco Chiarelli, da chi è stato eletto Gianfranco Chiarelli, parleremo del senatore Nessa, parleremo dei consigli comunali, parleremo dei consigli eri comunali, parleremo di tutto. Mi sono, in certo qual oggi, essere in condizione di poter parlare alla città liberamente, senza condizionamenti. Ecco, sindaco Palazzo, io la continuo a chiamare sindaco, anche perché poi... No, ma a me va Franco Palazzo, non occorre. Franco Palazzo, ecco, il suo tono è abbastanza agitato, diciamo così, perché lei si è definito esasperato da questa situazione politica. Esasperato da chi? Da che cosa? Dalla mancanza maggioranza che non ho mai avuto. Io dovevo dialogare con i partiti politici, ho rispettato il principio di dialogare con i partiti politici per poi trovarmi sempre senza maggioranza. Mi veniva impedito di parlare con i consiglieri comunali perché era un monopolio dei partiti politici che dovevano concordare loro, ma non sono stati capaci di mettere mai insieme una maggioranza tale capace di non sostenere il sindaco Palazzo, perché il sindaco Palazzo, forse qualcuno dimentica, viene eletto dai cittadini. È la maggioranza dei consigli comunali che non eleggono il sindaco, ma che vengono i cittadini per garantire una maggioranza, certo, di consigli comunali. Lei si vada a vedere tutti i consigli comunali. Da 2007 in poi se c'è stata mai una volta una maggioranza di consigli comunali. Ma certo, questo vale per la maggioranza e vale per la minoranza, ognuno ha il proprio ruolo. Un'ultima cosa, Palazzo, il suo messaggio ai cittadini di Martina Franca che in questo momento magari la stanno ascoltando, poi quando lo riterrà opportuno. I migliori auguri, sto a posto con la coscienza di aver servito i cittadini così come quando sono stato eletto, non ho mai tradito le loro aspettative, sono stato sempre al loro fianco, sono stato sempre pronto a recepire le loro istanze, ahimè qualche volta non l'ho potuto assecondare per mancanza della maggioranza, ma voglio fare gli auguri più belli e più sinceri a tutti i cittadini, a tutti coloro i quali hanno creduto a Franco Palazzo, e anche quelli che non hanno creduto a Franco Palazzo, che il Signore li assiste, che li possa portare sempre lunga, perché la città di Martina Franca possa avere in questo anno un anno di commissariato da poter portare un po' di serenità a questa città, perché tanto il veleno che hanno buttato, ma non solo dal 2007 in voi, è un veleno che viene da lontano, dalle passate amministrative. Voi pensate, quattro sindaci hanno fatto la stessa fine che ha fatto Franco Palazzo e in consiglio comunale siedono all'80% gli stessi consiglieri comunali. Fatela voi la diagnosi e poi date la terapia. Grazie a Franco Palazzo, ex sindaco di Martina. Auguri a tutti voi e grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Quindi avete sentito, si sta per aprire uno scenario politico nel post giunta a Palazzo a Martina Franca piuttosto spinoso. Ricordiamo che questa assise comunale martinese fu eletta nel 2007, pertanto il rinnovo era previsto fra un anno, si andrà alle urne probabilmente proprio nel 2012 e si appresta a vivere un periodo di commissariamento l'amministrazione comunale martinese, ma non mancheranno naturalmente gli sviluppi e le polemiche di natura politica. Andiamo avanti adesso, parliamo di...